da qualche mese ormai non fa più coppia con Andrea Iannone. Il loro amore è naufragato dopo 2 anni. Lui è tornato a dedicarsi alle moto, lei non disdegna compagnia maschile e notti brave. L'ultima qualche giorno fa quando, a Roma, è stata paparazzata con 3 uomini con l'amico Pierre, detto Pietrino, Martin Castrogiovanni, collega di Tusi Quelvales, e un misterioso ragazzo moro che sembrerebbe Giuseppe Di Cecca, il suo stilista. Chiacchiere, risate e un bacio. Il giornale di gossip tabloid.it ha pubblicato le foto della showgirl argentina bocca a bocca con Pietro Tavallini, amico di sempre. Un gioco, visto che l'amico è dichiaratamente gay. Belen continua ad attirare l'attenzione dei media, mentre il suo ex è stato fotografato abbracciato con una mora misteriosa. I fan, tuttavia, continuano a sperare in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il papà del suo Santiago. Intanto Tusi Quelvales continua ad andare a gonfie vele. Punto dopo già 2 vittorie conquistate dall'ammiraglia Mediaset, ieri 20 ottobre si è assistito a un altro scontro tra Tusi Quelvales su Canale 5 e Ulisse, il piacere della scoperta su Rai 1. L'ultimo, in realtà, visto che il programma di informazione della Rai è giunto proprio ieri alla 4ª ed ultima puntata. Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico, si è davvero superato chiudendo la nuova stagione di Ulisse in bellezza. In un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia degli Asburgo, Angela ha raccontato al pubblico chi era realmente la principessa Sissi. E il risultato è stato clamoroso. Una media di 4.453.000 spettatori, pari al 22.5% di share, è stata conquistata da questa incredibile storia. Ciò, però, non è bastato per collocarsi al primo posto. La terza puntata di Tusi Quelvales, infatti, ha intrattenuto una media di 5.123.000 spettatori, pari al 29.6% di share, aggiudicandosi gli ascolti migliori. Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sacara hanno condotto una nuova puntata del programma di intrattenimento dell'ammiraglia Mediaset. Punto in giuria, come sempre, abbiamo visto Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi, che hanno applaudito numerosi talenti.